Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi ho deciso di fare il video sulla mia libreria, che non facevo da 2 anni, mi pare, e avendo spostato tutti i libri dalla libreria che è qui sulla mia destra, quella qui dietro, ho deciso di rifare il video. E ci sono dei libri nuovi e ci sono dei libri che non ci sono più, perché ovviamente non li butto. Però alcuni libri vecchi che non mi sono piaciuti li ho portati nella mia casa vecchia, quindi faccio spazio, diciamo, per i libri nuovi e quelli che mi piacciono di più. Spero che il video vi possa piacere e che vi possa dare qualche spunto di lettura. Fatemi sapere se anche voi avete letto dei libri che ho io e se me ne consigliate qualcuno di nuovo. Ho cercato di dividere i libri a seconda dell'autore e della casa editrice e vi lascio al video. Ed eccoci arrivati alla mia libreria. Come vi ho detto, l'ho cambiata. Prima usavo quella che adesso è sulla mia sinistra e ho deciso di mettere i libri in questa qui, così risulta anche come sfondo dei miei video. È una libreria abbastanza piccola, ogni ripiano è basso, quindi entrano perfettamente tutti i libri, almeno i romanzi. Come vedete, questo è lo sfondo anche dei miei video, solitamente. Qui sopra ci sono dei quadri. Invece nel primo ripiano tengo alcune candele, una foto di quando ero piccola e varie cose, insomma, una mappa del mondo e una rosa. E mi piace che sia così abbastanza pulita e libera, perché non mi piace caricare troppo la libreria, visto che è già piena di libri e alcune cose qui sotto, visto che ho un po' di spazio, che sicuramente in futuro riempirò di libri. Partirei subito dal primo ripiano, spero che si veda abbastanza bene. Allora, il primo libro è di Carlos Ruiz Zafón, penso si dica così, L'ombra del vento. Mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Vorrei leggere anche gli altri romanzi che ha scritto e sicuramente lo farò in futuro. Poi di Fitzgerald Il Grande Gatsby, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Se ancora non l'avete letto, vi consiglio di farlo. Poi Nessun luogo è lontano di Richard Bach. Molto carino, di Virginia Woolf. Questi qui sono della Newton Compton 99 centesimi, Una stanza tutta per sé, che non mi è piaciuto tantissimo, sinceramente. E di Kafka, La Metamorfosi, che ancora non ho letto. Poi Il profeta di Gibran, anche questo non l'ho mai letto. E La casa stregata di Lovecraft, molto carino. Poi Le notti bianche, anche questo è uno dei miei libri preferiti e sicuramente lo voglio rileggere, di Dostoevsky. Anche questo, se non l'avete letto, vi consiglio di farlo. E questo qui, sempre della Newton Compton, però è cartonato, quindi costa un pochino di più, 1,90 euro, di Apuleio, La favola di Amore e Psiche, molto carino. Poi della Montessori, Educare alla libertà, questo l'ho letto, diciamo, qualche capitolo qua e là, però non l'ho mai finito tutto, però è molto interessante, è un po', diciamo, specifica come lettura, quindi vi deve piacere il genere comunque dell'educazione, però la trovo una lettura molto interessante. Poi La ragazza delle arance di Gardner, di cui vi ho fatto la recensione, mi è piaciuto molto e se vi va ve la lascio qui sotto. I ponti di Madison County, di Waller, molto molto bello. Poi di Platone, Simposio, Apologia di Socrate, Critone e Fedone. Io ho letto solo Simposio e Apologia di Socrate, questo l'avevo comprato ai tempi che ero a scuola. Di Jerome, Tre uomini in barca, molto molto carino. Questi sono della Mondadori comunque. Di Machiavelli, Il principe, anche questo è assolutamente da leggere. E Machiavelli, La mandragola, Belfagor e Lettere. Ho letto i primi due. La mandragola è molto carino. Poi, passando alla Crescere Edizioni, che sono libri economici, di Baudelaire, I fiori del male, molto bello. Poi di Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, questo è proprio un classico. E anche Dickens, Canto di Natale, che mi è piaciuto un sacco. Poi di Conrad, Tifone, Linea d'ombra e Cuore di tenebra. Ho letto gli ultimi due, Tifone mi manca e lo voglio leggere, insomma. Poi di Lawrence, L'amante di Lady Chatterley, che mi è piaciuto tantissimo, anche questo è assolutamente da leggere. Poi qui sopra c'è un libro che mi aveva dato mia sorella sul Feng Shui, che ancora non ho letto e lo lascio qui perché è piccolino.
Poi il Palazzo degli Specchi, questo l'avevo comprato mi pare l'anno scorso da Feltrinelli della Beat Edizioni, ancora non l'ho letto, cioè diciamo che l'avevo iniziato però l'ho abbandonato perché è un po' un mattone e sicuramente lo leggerò d'estate quando ho più tempo. Poi sempre la stessa edizione, Caffè Babilonia, questo l'ho preso in prestito da mia nonna perché ne ho sentito parlare e lo vorrei leggere e quindi sì, devo leggere ancora. Poi Diverna, Viaggio al centro della terra, queste edizioni diciamo da ragazzi, molto molto carino e anche di questo voglio leggere gli altri. Poi un altro libro tra i miei preferiti, Andrea De Carlo 2 di 2, questo l'avevo comprato come lettura a scuola, mi era piaciuto tantissimo e anche questo Umberto Eco, Il nome della rosa, che è sicuramente uno dei miei preferiti anche questo. Poi sempre di Umberto Eco, della Bompiani, Il cimitero di Praga, questo ancora non l'ho letto perché so che è una lettura abbastanza diciamo impegnativa, so che a alcuni è piaciuto e ad altri no, quindi aspetto un po' di leggerlo, comunque intanto rimane qui. Poi Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, bellissimo, anche questa è un'edizione che si chiama 800, molto economica e fatta anche bene. Quest'altri della Newton Compton che costano mi pare 3,90 €, Foglie d'erba di Whitman, anche questo l'ho quasi finito, diciamo che leggo qualche pezzo qua e là ogni tanto, comunque interessante. Dracula di Stoker mi è piaciuto tantissimo. Poi questo qui, anche questo l'avevo letto per scuola, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, diciamo che è un po' un giallo, è una lettura un po' particolare da ragazzi, però mi era piaciuto. Le lune di Giove della Murro, molto carino, mi è piaciuto anche questo. Poi questi sono comunque dei letti Einaudi, Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo, diciamo che insomma non mi è piaciuto molto. E Harry De Luca, Storia di Irene, questo qui si legge straveloce in un giorno e molto bello, molto bella la copertina. Questa è della Feltrinelli, mi è piaciuto sì, però non troppo, ecco. Poi un altro di Einaudi, Le metamorfosi di Ovidio, anche questo l'ho abbandonato perché è un po' mattone diciamo. Marquez, penso si dica così, Tutti i racconti, anche questo lo devo finire perché comunque i racconti li leggo ogni tanto insomma. Canne al vento di Deledda, questo mi è piaciuto. Poi qui c'è tutta la serie di Kinsella, mi piace tantissimo lei come scrive, diciamo che è l'unica autrice di romanzi diciamo rosa che leggo, comunque mi piace molto perché è una lettura molto leggera, fresca, che io leggo soprattutto in estate. Allora, Ti ricordi di me, è un romanzo unico, molto bello. Poi ho Sai tenere un segreto e La regina della casa. Poi tutta la serie di I Love Shopping, anche l'ultimo Hollywood, però mi sa me ne mancano due, non sono sicura, comunque i primi sono tutti questi e ce li ho della stessa, diciamo, della stessa ristampa, invece questo infatti era diverso, però me ne mancano o due o tre forse. Poi Il diavolo veste Prada che mi era stato regalato, molto molto carino, anche il film mi è piaciuto molto. Amabili resti di Sebold, sì, Alice Sebold, molto bello come lettura, un po' particolare, però mi era piaciuta. Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, molto bello questo. E poi questi altri due, sempre della Newton, Le ragazze di Kabul e Colazione da Darsi. Entrambi, no, non l'ho letti nessun dei due. Avevo anche altri di questa linea, se avete visto la mia libreria precedente. Comunque questi due sono gli unici che mi mancano e me li tengo principalmente per l'estate. Passando al secondo ripiano, c'è Storia di una ladra di libri, che mi è piaciuto moltissimo, anche il film molto molto bello. Poi sempre della Murro, Danza delle ombre felici, anche questo mi è piaciuto. Poi quest'altri sono della Newton Compton che facevano qualche anno fa, ora non so se li fanno più, comunque costano veramente poco. La felicità di Epicuro, molto particolare e bello da leggere. Così parlò Zarathustra di Nietzsche, anche questo da leggere. L'interpretazione di Freud che non ho mai finito di leggere perché è molto lungo e impegnativo, però ci sono dei passi veramente molto belli e io ogni tanto mi rileggo qualche capitolo. Gita al faro di Virginia Woolf, molto carino.
Poi questi tre sono di Coelho, che è un autore che mi piace moltissimo. L'ho scoperto, mi pare, l'anno scorso, 2 anni fa, però mi piace tantissimo come scrive e anche le storie, insomma, che racconta. Ho letto questi due, invece lo Zaire mi manca. So che è molto bello, infatti me lo tengo quando ho un pochino più di tempo, così me lo leggo tutto d'un fiato. Comunque ho 11 minuti, che è molto molto bello. Lo Zaire, appunto, e L'alchimista, che vi avevo fatto la recensione. Poi un altro dei miei libri preferiti, Nabokov Lolita, anche di questo vi avevo fatto la recensione, questo è della Adelphi, è l'unico Adelphi che ho. Poi di Nick Hornby, Alta Fedeltà, molto carino e leggero. Poi questi altri sono tutti dell'Oscar Mondadori e diciamo che sono i libri che apprezzo di più come casa editrice, stampa e rilegatura, insomma. Abbiamo Kerouac sulla strada, molto carino. Hermanès, Narciso e Boccadoro, che sono arrivata a metà e lo devo finire. Huxley, Il mondo nuovo e Ritorno al mondo nuovo, molto molto bello. La fattoria degli animali di Orwell, che vi ho fatto la recensione. 1984, bellissimo, questo libro mi ha cambiato la vita e anche questo ve lo voglio recensire. Poi da qui partono i libri di Hemingway, come sapete è uno degli autori che amo di più. Quindi c'è Il vecchio e il mare, I 49 racconti, Per chi suona la campana, Fiesta, che è stato il mio primo di Hemingway, Verdi colline d'Africa, che è l'unico che non ho letto, e poi Festa mobile, che è in lingua originale. E questo qui sono arrivata, cioè diciamo che l'ho iniziato, perché essendo in inglese comunque ho bisogno di un pochino di tempo. Poi una nuova entrata è questo, Wild, che lo sto leggendo proprio ora. E avevo visto il film, però ero incuriosita dal libro e quindi l'ho preso. Poi di qua cominciano i Feltrinelli. Allora, Tabucchi, Viaggi e altri viaggi, molto molto carino, soprattutto se amate viaggiare. Le avventure di Huckleberry Finn, molto bello, di Mark Twain. Il buio oltre la siepe, anche questo bellissimo, di Harper Lee. Diciamo che sono quasi tutti classici questi. L'amico ritrovato di Fred Ullman, molto interessante, si legge straveloce. Poi La meccanica del cuore, molto carino questo. E di Jack London, Il tallone di ferro, che anche questo mi è piaciuto un sacco. Poi quest'altri sono sempre della Newton. Abbiamo La lettera scarlatta, Le poesie di Neruda, che anche questo ogni tanto me le rileggo, Le poesie di Shelley e Il satiricon di Petronio, che ho apprezzato tantissimo. Poi, passando diciamo ai romanzi un pochino più storici, questo della Thea, cioè Memoria di una geisha, di Arthur Golden, molto molto bello. Il profumo, di Patrick Sanskid. Questo qui, che è una nuova entrata, di Tracy Chevalier, L'ultima fuggitiva. E questi sono di Neri Pozza. Il ragazzo di Bruges, molto molto carino. Poi le copertine di Neri Pozza sono bellissime. E poi sempre di Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla, che anche questo è uno dei miei libri preferiti. Poi i tre di Osseini, Il cacciatore d'aquiloni, Mille splendidi soli e L'eco rispose. Mi manca L'eco rispose ancora, però gli altri due mi sono piaciuti un sacco, soprattutto il secondo. Poi di Isabella Allende, La città delle bestie e Il regno del drago d'oro, che avevo letto penso quando ero alle medie. Poi Amore, zucchero e cannella, molto carino, diciamo leggera come lettura. E questo non è mio, è di Lorenzo, però l'ho preso in prestito, di Pasolini, Ragazzi di vita, perché era un pochino che lo volevo leggere. Poi nell'ultimo ripiano dei libri random, diciamo, qui c'è il vocabolario di latino di quando andavo a scuola, delle raccolte di Topolino, che ce l'ho da quando ero piccola, insomma. Questi sono due libri di mia madre, di italiano mi pare. Poi questo qui, che non ho mai terminato perché è interminabile questo libro, un po' pesante. Si chiama Catherine. Poi questi qui, che sono dei libri, diciamo rimedi della nonna su vari argomenti, casa, bellezza, sono molto interessanti. Anche questi qui l'ho presi da mia madre, sempre cose di casa, insomma, sono molto carini, tipo manuali anni 80. Poi qui c'è Non ti muovere di Mazzantini, che non ho letto. Questi sono libri, insomma, regionali, toscani. Libro sui gatti, Pirandello, Fumattia Pascale, Uno Nessuno e 100.000, che mi sono piaciuti entrambi. Poi altri libri sui gatti, raccolta di storie di qui qua qua.
Questi qui di quando ero piccolina, un quaderno che scrivo quando faccio viaggi e alcune guide di città che ho visitato. Queste sono della Touring Club. C'è Parigi, Vienna, Amsterdam e poi un libro in inglese di Beatrix Potter. Invece in quest'altra libreria, che era la mia ex libreria dove tenevo tutti i libri, ho tenuto i libri, diciamo, alcuni di scuola e la maggior parte da qui in poi sono tutti di cucina. Visto che è una mia passione, ho deciso di tenere tutti i libri di ricette, le riviste e in più c'è anche un mio quaderno in cui scrivo le ricette che faccio. Allora, qui c'è Classic Beauty, che è un libro in inglese, è un manuale che parla della storia del trucco nel Novecento, è molto molto interessante. Qui ho dei libri di tecnica di quando facevo le medie, quest'altre sono delle riviste che tengo perché mi interessano molto, c'è Focus Storia, quest'altro che era, diciamo, una stampa speciale del decennio 2001-2010 di Focus, molto interessante. Poi questo lo tengo perché era il primo numero di Geo, mi piace molto come rivista. Questi qui invece sono tutti libri di latino, di letteratura latina di quando andavo a scuola. Questo era quello di Italiano e la Divina Commedia che tengo come ricordo e poi insomma sono dei bellissimi libri. Poi qui c'è il libro sulla cucina laziale, quest'altro della Disney di quando ero piccola che è scritto anche in inglese. Quest'altro della Touring Club che parla delle ricette regionali d'Italia. Quest'altro in inglese è un libro su, diciamo, la pasticceria americana, ci sono tutti i dolcetti molto interessanti. Poi qui altri Focus Storia, un Cosmopolitan che ho preso quest'estate, un altro Focus Storia. E poi qui tutti quelli di ricette, insomma, perché mi interessano e le tengo così via via a sperimento. E appunto il libro in cui scrivo le mie ricette, un libro sui cupcake che mi ha regalato mia sorella. E quelle là dietro sono dei libretti di Hello Kitty in cui ci sono varie ricette per la colazione, per l'aperitivo, insomma, sono molto sfiziose. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!